Alpi Eagles sono state il più favoloso team acrobatico civile di questi ultimi anni. Non solo per la tecnica di pilotaggio d'insieme, affinata in centinaia di manifestazioni in tutto il mondo, ma per la fantasia e la gioia di volare che nessun altro ha mai saputo esprimere come loro. Le eccezionali immagini di questo documentario mostrano la pattuglia acrobatica civile delle Alpi Eagles, composta da 5 velivoli SF-260C. Tutti i piloti del team provengono dalle Frecce Tricolori, la più prestigiosa scuola di acrobazia aerea collettiva. L'arduo lavoro per trasferire l'esperienza del volo acrobatico con i jet a una formazione di 5 velivoli a elica ha richiesto un profondo studio a tavolino di ogni manovra e una lunga serie di prove per trovare i parametri giusti. Le Alpi Eagles sono composte da 5 professionisti dell'aria che svolgono la loro attività come piloti civili. Ciascuno di loro ha all'attivo più di 7.000 ore di volo. Angelo Boscolo, pilota di Executive. Vittorio Cumin, pilota istruttore. Giuseppe Liva, pilota di linea. Giovanni Battista Molinaro, per tutti i GB, pilota collaudatore. Vincenzo Soddu, pilota di Executive e amministratore delegato della società aerea che ha preso il nome della pattuglia. Il simbolo delle Alpi Eagles, infatti, lo troviamo sui Learjet, sul Piaggio Avanti e sull'elicottero A109 della compagnia aerea che ne ha ereditato le insegne. L'avventura delle Alpi Eagles è iniziata nel 1981. Allora la formazione era composta da 4 biplani Pitts Special, sostituiti nel 1984 da altrettanti Augusta SF-260, prodotti dalla SIAE Marchetti, sostenuti negli anni da diversi sponsor. L'adozione dei nuovi aerei coincise con un volo in formazione di 9 SF-260 dall'Italia agli Stati Uniti, organizzato per celebrare i 50 anni della trasvolata atlantica di Italo Balbo. In 10 anni di attività, le Alpi Eagles hanno partecipato a oltre 750 manifestazioni aeree in tutta Europa, con una media di un centinaio all'anno e totalizzando più di 4.000 ore di volo. La loro stagione annuale, da aprile a ottobre, a volte ha comportato più di un'esibizione nella stessa giornata, persino in stati diversi. Il velivolo adottato dalle Alpi Eagles è il SIAE SF-260C, realizzato dal gruppo Augusta su progetto dell'ingegner Stelio Frati. L'aereo è stato scelto per la sua robustezza e affidabilità tecnica, grazie alla quale le Alpi Eagles non hanno mai dovuto cancellare una manifestazione in calendario. Costruito in quasi 1.000 esemplari e adottato come addestratore dalle aeronautiche militari e dalle compagnie aeree di numerosi paesi, l'SF-260C è propulso da un motore Lycoming a 6 cilindri in grado di erogare una potenza massima di 260 cavalli. Gli SF-260 delle Alpi Eagles si differenziano dai velivoli di serie
unicamente per la presenza a bordo di un impianto per la generazione di fumo, ottenuto nebulizzando sui gas di scarico glicerina alimentare, assolutamente non inquinante. Durante il volo acrobatico i motori vengono sfruttati al massimo della loro potenza. 2700 giri, 29 pollici di mercurio di pressione di alimentazione sono i parametri di impiego dei propulsori durante l'esibizione. Durante lo svolgimento del programma, gli aerei in formazione raggiungono al massimo la velocità di 200 nodi, circa 350 km all'ora. Le accelerazioni positive sono contenute entro i 6 G, mentre difficilmente si supera un G negativo. Lo sviluppo verticale delle figure è di circa 2000 piedi, meno di 700 metri. Il raggio delle virate è di 500 metri. Le Alpi Eagles ripropongono in chiave sportiva la disciplina della formazione acrobatica militare. Ok, 31:57. 2, 3, 4. Il programma, articolato in 18 figure, ha una durata di circa 20 minuti. Il decollo e l'atterraggio avvengono in formazione. Molte le figure tradizionali ereditate dalla pattuglia acrobatica nazionale, come il cardioide, in cui gli aerei disegnano un cuore nel cielo. La bomba, patrimonio dell'acrobazia aerea italiana dal 1930. Il tonneau in formazione, una delle figure più impegnative su velivoli a elica per la diversa velocità di manovra richiesta agli aerei esterni rispetto agli interni.
il Crazy Flight, letteralmente il volo pazzo del solista. A queste figure, le Alpi Eagles hanno aggiunto nuove evoluzioni dai nomi espressivi. L'Apocalisse, la manovra più mozzafiato. Il Fiordaliso, in cui la formazione 5 compie una complessa ed elegante trasformazione con un tonno doppio. Il Papillon, con il quale gli aerei firmano, con le loro scie, la fine dello spettacolo. La spettacolarità e la sicurezza si fondono con l'estetica e la precisione, messe a punto in migliaia di ore di volo. Durante una virata o un rovesciamento, gli aerei sembrano incollati ala contro ala. In realtà i velivoli mantengono una separazione tra di loro di circa un metro, sia sul piano verticale che in orizzontale. Il trucco, se di trucco vogliamo parlare, consiste nel variare in continuazione la posizione reciproca dei velivoli tra di loro in maniera tale che l'osservatore al suolo abbia sempre l'impressione che i quattro velivoli o i cinque mantengano perfettamente la posizione. Questa tecnicamente si definisce correzione di prospettiva e appartiene alla tradizione delle pattuglie acrobatiche italiane. Nella classica disposizione a diamante, il capo formazione Angelo Boscolo occupa la posizione anteriore. Dietro di lui Vincenzo Soddu e Beppe Liva sono rispettivamente i gregari sinistro e destro. Vittorio Cumin, in posizione di fanalino, chiude la formazione. Il solista G.B. Molinaro intrattiene il pubblico compiendo passaggi a sorpresa. Le evoluzioni del solista servono a riempire i vuoti lasciati dalla formazione quando si riposiziona per la figura successiva. Inoltre dimostrano le possibilità della macchina anche con manovre che possono sembrare azzardate. È il caso del Crazy Flight. Quasi rovesci, fumi ora, apertura, via, tutto motore. I tempi sono scanditi via radio dal leader con brevi comunicazioni. Al capo formazione spetta la impostazione delle traiettorie e la continua verifica dei riferimenti a terra e in volo. 40. Alla base di ogni figura c'è il cosiddetto binario, cioè una combinazione di assetti, di velocità, di riduzioni e di spunti di motore scanditi da un invisibile metronomo con la precisione del decimo di secondo e che rappresentano l'ordito e la trama del programma di volo. Un esempio di sincronismo e di alta spettacolarità è l'Apocalisse, una figura tra le più emozionanti. Nell'Apocalisse il fattore sorpresa gioca un ruolo determinante. I quattro velivoli si presentano di fronte al pubblico in formazione serrata. Improvvisamente il solista, dalle spalle, punta contro di loro e pare provocarne la separazione un attimo prima di incrociare. Nonostante le apparenze, non esiste rischio di collisione, come possiamo vedere da queste immagini girate da un altro punto di ripresa.
Se l'Apocalisse è una delle figure più entusiasmanti, il Fiordaliso affascina per eleganza. La formazione a rombo si apre in cambrata con traiettorie disposte in modo da non incontrare mai il pubblico. Mentre il fiore dischiude i suoi petali, il solista entra nella figura e sale in verticale fino a perdere completamente velocità, concludendo con una scampanata. Un caso particolare è costituito dalla scampanata, in cui l'aereo sale in verticale appeso all'elica, quindi si ferma e retrocede per una decina di metri, senza essere sottoposto ad accelerazioni particolari. Una figura di tutto riposo. Aeroporto di Thiene, 15 ottobre 1990. 40.000 persone salutano l'ultimo volo delle Alpi Eagles.
Moscolo, capo formazione, Vincenzo Sordo, gregario di sinistra, Giuseppe Liva, gregario di destra, Vittorio Cumin, fanalino, G.B. Molinaro, un outsider stupendo, indimenticabile il nostro solista. Queste sono le 5 stelle che hanno composto le Alpi Eagles.